Un concerto del 1° maggio in piena regola, in Piazza Grande, tutti vicini finalmente, nel giorno in cui decade l'obbligo di mascherina, ciascuno liberamente sceglie per sé, temi che si ripropongono da oggi in ogni azienda, ma la pandemia, se non altro, sembra dietro le spalle, almeno nella sua parte peggiore. Il fronte aperto, è il caso di dirlo, è quello militare che svuota il cuore e lo riempie d'ansia per il futuro. Nei messaggi dei sindacati, il 1° maggio 2022, l'appello alla pace in Ucraina, inevitabile, ma anche al governo affinché trovi di concerto, assieme a CGL, CISL e UIL, strumenti nuovi per contrastare il decollo dell'inflazione. Abbiamo voluto ribadire intanto che è importante essere in piazza, ci siamo ripresi le nostre piazze, sono 7 in provincia di Modena, e a parlare finalmente, rimettendo al centro il tema del lavoro. Oggi non potevamo però escludere e esonerarci dal parlare anche della guerra, che ovviamente è un tema che sta colpendo soprattutto le fasce della popolazione più esposte a tutto questo, quindi le persone che rappresentiamo, e la guerra sappiamo sempre che colpisce lì. Stanno uccidendo bambini, stanno bombardando case, stanno bombardando asili, stanno bombardando ospedali, stanno uccidendo civili. Questa è una cosa dal mio punto di vista inaccettabile. Anche dal mio punto di vista l'Europa deve fare molto di più, la stessa NATO. Non esiste pace senza lavoro, non esiste lavoro senza pace. Ecco perché oggi da questa piazza lanciamo un grido forte al governo, non solo per l'adozione di misure che contrastino questa situazione economica ed occupazionale che in questo momento ci preoccupa tanto, ma anche tante riforme strutturali. Sono 3 i punti in agenda secondo i sindacati. Primo, la riforma del fisco incentrata sull'abbattimento del costo del lavoro dipendente, già realtà, ma che può essere ulteriormente rafforzata. Secondo, serve la detassazione totale dei premi di produzione. Terzo e ultimo, la rivalutazione salariale, soprattutto per i redditi minimi, a compensare il devastante effetto dell'inflazione spinta da pandemia, ripartenza e da ultimo dalla guerra.